Il ministro della Salute Giulia Grillo ha annunciato che aumenterà le borse di studio per le specializzazioni, un passo in avanti per affrontare l'annosa questione della carenza dei medici, ma in Italia un altro problema resta ancora irrisolto, la ricerca. Un tavolo ministeriale aperto su questo tema non c'è ancora, commenta Generoso Andria, past presidente della SIRP, che propone una soluzione. Esiste, secondo me, un problema di fondo, che è un'alleanza virtuosa tra la sanità e il mondo accademico, il mondo della ricerca, quindi anche degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che sono i luoghi che istituzionalmente fanno ricerca. Senza questa alleanza, secondo me, si va avanti con diatribe su a chi tocca, diciamo tra virgolette, accaparrarsi il giovane medico che si sta specializzando anche per sopperire alle carenze degli organici negli ospedali. Credo che questo discorso corporativo tra sanità e accademia sia veramente da superare. Focus sui temi più nuovi e scottanti dal punto di vista scientifico al 75esimo Congresso Italiano di Pediatria della SIP dal 29 maggio all'1 giugno a Bologna. Si parlerà infatti di ricerca, innovazioni, appropriatezza organizzativa e prescrittiva nell'ambito dell'intera area pediatrica. Una novità di questa edizione è la sessione Pediatria Futura, anticipata da Giovanni Corsello, past president SIP. I pediatri si riducono, però devono continuare a garantire la salute dei bambini a 360 gradi, come dice una delle sessioni del congresso. E quindi il pediatra del futuro deve essere un pediatra sempre più attento ai bisogni dei bambini, sempre più in grado di cogliere i fattori di rischio che possono ledere la salute del bambino, non solo nelle prime età della vita, ma ledere la salute del bambino anche da adulto. In aumento del 10% i casi di allergie nella popolazione generale, con un dato allarmante per quanto riguarda i bambini in fase evolutiva. Sembra una marcia che non si arresta, commenta Gianluigi Marseglia, presidente della SIAIP, che ricorda: attraverso l'utilizzo di alcuni algoritmi sull'andamento delle malattie in questi anni si è dimostrato che nel 2025 almeno il 50% dei bambini sotto i 14 anni soffrirà di rinite allergica. Alla dire, Marseglia illustra le patologie in ambito allergologico e immunologico più diffuse. Le malattie allergiche, squisitamente allergiche, sono quelle che sono ben note: la rinite allergica, l'orticaria, l'asma bronchiale allergico, ma ci sono alcune frange della malattia allergica molto pericolose, come l'anafilassi, per esempio. D'accordo? Per cui questo è lo spettro delle malattie allergiche. Le malattie immunologiche sono molto più complesse, perché le malattie immunologiche riguardano malattie da difetto del sistema immunitario, cioè quelli il sistema immunitario funziona poco e quindi i bambini si ammalano molto, oppure il sistema immunitario funziona troppo o funziona male e quindi avremo tutte le patologie, per esempio le malattie reumatologiche o le malattie gastroenterologiche, in cui il sistema immunitario è la causa dei disturbi, per esempio come la celiachia o come le malattie infiammatorie croniche intestinali. Tutte queste patologie sono in aumento. Allora ci saranno delle motivazioni di carattere soprattutto ambientale, perché la genetica è sempre quella, no? E sicuramente diciamo, il nostro obiettivo però di pediatri è quello di capire queste problematiche e venire incontro all'aspetto squisitamente clinico dei pazienti. Se lo screening neonatale per le malattie rare è una realtà estesa a tutto il territorio nazionale, c'è invece un nuovo obiettivo da raggiungere. A parlarne Luigi Memo, consigliere della SIP. Ora la battaglia nuova su cui i pediatri e i metabolisti è creare un, dove non c'è, perché in alcune situazioni ci sono dei centri di eccellenza, creare in tutto il territorio nazionale anche dei centri pediatrici che si occupano di questi pazienti che hanno la fortuna, rispetto a un tempo, di essere diagnosticati già alla nascita. A tutt'oggi non siamo sicuri che un intervento precoce possa avere effetti sull'outcome in età adulta della malattia, afferma la Simri. L'asma non controllata nella prima infanzia può potenzialmente avere effetti duraturi sullo sviluppo del polmone, ma non è chiaro se gli interventi tradizionali nei bambini molto piccoli preservino la funzionalità polmonare. Sebbene non tutti i bambini rispondano agli interventi standard, spiega la società scientifica, sono stati identificati alcuni fenotipi di asma che possono aiutare a capire quali bambini possono rispondere a un particolare trattamento. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.